Buongiorno, vediamo chi si connette pian pianino, chi riesce questa mattina ad avere una mezz'oretta libera per fare un po' di pratica con me, di power yoga. Vedo che già qualcuno si è collegato, buongiorno. Bene, intanto che ci colleghiamo vi chiedo un po' di cose riguardo alla connessione. Oggi dovrebbe essere tutto a posto e quindi vi chiedo se vi vedete bene e se si sente la musica non troppo alta. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, quanto mi mancate tutti quanti, la palestra, tutto. Questi momenti, queste dirette sono fatte anche per questo, per ritrovarci un po', per fare insieme la nostra pratica. Buongiorno. Si vede tutto bene? Datemi un feedback. Si sente bene? Ok, anche la musica, vero? C'è già il mio tappetino pronto. Preparatelo anche voi, il vostro tappetino. Oggi, ragazzi, faremo una lezione di power yoga, functional yoga, quindi è più intensa rispetto a quella che abbiamo fatto martedì sera. Ciao Steffi, ciao, buongiorno, ciao a tutti. Aspettiamo ancora qualche minutino e poi partiamo. Dicevo, il tappetino è al limite se avete un supporto, una mattonella, oppure se avete un asciugamano arrotolato, va benissimo anche quello, ok? In questa lezione, che è più dinamica, più veloce rispetto al Fit Yoga, cercate di seguirmi, cercate di mantenere il respiro consapevole. Quindi questo tipo di lavoro è un lavoro che ha un vinyasa, quindi una sequenza di asana, dove cerchiamo di inserire il respiro collegato al movimento. Quindi ogni volta io vi dirò quando inspirare e quando espirare. Cercate, mi raccomando, di ascoltarvi, perché l'obiettivo principale nello yoga è la consapevolezza, quindi prendere coscienza, consapevolezza del vostro corpo, del vostro movimento e soprattutto del vostro respiro legato al movimento. Questo tipo di lavoro va a scaldare molto il corpo, quindi andiamo a produrre calore, produrre energia, ossigenare tutti i nostri tessuti, lavoriamo sulla mobilità articolare, lavoriamo sull'allentamento delle tensioni muscolari, quindi sull'allungamento muscolare, e sulla flessibilità e mobilità in maniera molto importante. Ma come sapete, nello yoga non c'è un lavoro soltanto in superficie, sui muscoli e sugli allungamenti, ma sugli organi, quindi molto più in profondità, e andiamo a lavorare sui chakra. Quindi se a livello energetico sentite un pochino di sensazioni anche sugli organi, quindi un pochino di giramento di testa, di nausea, ci può stare assolutamente, perché andiamo innanzitutto a ossigenare molto di più i tessuti e andiamo a lavorare in maniera profonda sul massaggio anche dei nostri organi interni, come lo stomaco, il pancreas, l'intestino. Quindi, anzi, è un buonissimo segno se abbiamo delle reazioni anche un po' più intense, un po' più profonde, perché comunque quando facciamo yoga andiamo a portare equilibrio a tutti i nostri organi, andiamo a portare un equilibrio profondo al nostro corpo e alla nostra mente. Allora, sono le 10:59, io direi che possiamo partire, quindi il nostro tappetino, lo vedete, lo posiziono ancora meglio. La musica è ok, beviamo un goccio d'acqua prima di partire, mi raccomando, sempre con voi l'acqua. Quando vi sentite affaticati, mi raccomando, fermatevi e bevete un goccio d'acqua, eh? Ok, bene, partiamo e ci portiamo all'inizio del nostro tappetino. Mi vedete bene? Ok. Partiamo con la fase di riscaldamento, ragazzi. Abbiamo i piedi distanti come le vostre anche, come le vostre spalle, e le mani sono sulle cosce. Camminiamo con le dita ragnetto verso il basso, le spalle sono ben allineate, guardo avanti.
e andiamo a sentire nel nostro corpo come due grandi forze, una che ci porta e ci allunga il capo verso l'alto ed una che ci radica bene i talloni a terra. Manteniamo le spalle lontane dalle orecchie, abbiamo detto, le scapole che si chiudono, apre un pochino bene il petto, ombelico risucchiato. Andiamo a inspirare profondamente dal naso, l'aria entra nella parte alta dei polmoni, le scapole si allontanano, prendono spazio, l'aria arriva fino alla tua pancia. Prova a visualizzare e a percepire la tua pancia che si gonfia, l'aria entra nella pancia. E poi la pancia si sgonfia e l'aria torna a salire nel petto, esce dal naso. Ancora una volta è questo respiro che ci porta a scaldare il corpo, a portare calore al corpo. Ancora una volta inspira, l'aria entra dal naso, lenta e profonda entra, la visualizzo nelle narici, più naso, nella gola, arriva nel petto, nella parte alta della schiena, nella pancia, e quando espiro l'aria esce dal naso come se volessi appannare uno specchio davanti alle mie narici. Ora partiamo con il nostro riscaldamento. Piedi abbiamo detto che sono distanti, paralleli. Inspiro, porto le mani che si toccano sopra la testa, le guardo. Espiro, porto le mani sulle cosce semipiegate. Inspiro, apro il petto, il mento sale. Espiro, arrotondo la schiena, risucchio l'ombelico. Inspiro, apro il petto, spalle lontane dalle orecchie. Espiro, il busto scende al petto, le cosce. I gomiti sono stretti al busto, paralleli. Di nuovo inspiro, apro il petto. Ed espiro, arrotondo la schiena. Inspiro, apro il petto. Ed espiro, il busto scende. Lascio scaricare la colonna, la bassa schiena. Inspiro, apro il petto, spalle lontane dalle orecchie, espiro, arrotondo, risucchio l'ombelico, coda fra le gambe, inspiro, apro il petto, guardo avanti, espiro, scendo, porto le mani ai lati dei piedi e resto qua. Per tre respiri, lenti e profondi, Uttanasana, provate ragazzi a scendere con le mani ai lati dei piedi, senza forzare. Se non riesco a tenere le gambe tese, le puoi tenere leggermente semipiegate. Il sacro sale verso l'alto, la testa scende. Rimani ancora due respiri. Uno. Inspiro, apro il petto, guardo avanti. Espiro, appoggio le ginocchia e vado in quadrupedia. Le mani sono bene sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Inspiro, apro il petto, guardo al su. Espiro, risucchio l'ombelico, il mento al petto, guardo l'ombelico, coda fra le gambe, ancora per due volte. Scaldiamo la nostra schiena, inspiro, apro, ed espiro, chiudo, risucchio l'ombelico. Inspiro, apro, la gola, il petto, il cuore, ed espiro, chiudo, risucchio l'ombelico. Inspiro, resto, e scendo in Balasana per tre volte, fronte a terra, braccia avanti. Ancora due, inspiro ed espiro, bassa, schiena si allunga, glutei sui talloni. Ancora una volta, inspiro, apro ed espiro, scendo, fronte a terra, cammino con le mani a ragnetto. Resto qui, tre respiri. Cercate ragazzi di portare la fronte in appoggio a terra, i glutei sui talloni. Ancora due, ancora uno, da qui. Porto avanti la mano destra e la mano sinistra, porto la fronte in appoggio, porto in Anatasana. La fronte, il sacro sale, mantieni ancora tre respiri. Uno, due, tre, torno, salgo nel gatto, inspiro, apro il petto, sollevo i piedi, Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Apro bene le dita delle mani, le dita dei piedi, la testa ricerca il tappetino, il sacro sale verso l'alto, resto qui, ancora tre respiri. Uno, due, tre. Con i piedi cammino avanti, li porto fra le mani, piedi uniti, inspiro, guardo avanti, espiro, porto la fronte alle ginocchia, giù le mani. Inspiro, perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa ed espiro, Samastiti.
Andiamo avanti con la nostra sequenza di riscaldamento. Inspiro, porto le mani che si toccano sopra la testa. Espiro, scendo in Uttanasana, mani ai lati dei piedi. Inspiro, guardo avanti. Espiro, piede destro, piede sinistro, vado nella posizione da piegamento. Talloni che spingono dietro, resta 3 respiri. Forte la schiena, forte l'addome. Le spalle sono lontane dalle orecchie, sui polsi. 1, 2, 3. Lentamente scendo, gomiti stretti, vado a portare il petto in appoggio e vado a salire. Braccio destro e braccio sinistro, il gomito e l'avambraccio in appoggio. Cobra, inspiro, apro il petto, vado a salire ed espiro, scendo. Come un'onda che attraversa la mia schiena, inspiro, apro la gola, il mento sale ed espiro, lascio. Ancora una volta, inspiro, apro il petto, la gola ed espiro, lascio. Vado a portare le mani sotto le spalle, gomiti stretti. Vado a salire, braccia tese, cobra, braccia tese. Mi lasci in appoggio le ginocchia e spingi in avanti bene le anche. Per 3 volte inspiro, apro ed espiro, scendo. Inspiro, apro ed espiro, scendo. Inspiro, apro ed espiro, scendo. Passando dal gatto, inspiro, risucchia l'ombelico. Torno in Balasana e resta 3 respiri, porto la fronte in appoggio, glutei sui talloni, 1, 2, 3, torno, inspiro, apro il petto, Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù, resta, mi appoggi il tallone destro e sollevi il tallone sinistro, gamba sinistra flessa. Mantieni la gamba sinistra semipiegata, 2, 3, cambio, piego la destra e vado a sollevare il tallone destro mentre distendo la gamba sinistra, resta 3 respiri, 1, 2, 3, torno, semipiego leggermente le gambe, apro bene il petto e cammino con i piedi fra le mani per tornare in Uttanasana. Inspiro, apro il petto, espiro, resto. Uttanasana, fronte alle ginocchia, ancora resta qua 3 respiri. 1, 2, 3. Inspiro, perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa, espiro, Samastiti. Concludiamo la fase di riscaldamento. Inspiro, mani che si toccano sopra la testa ed espiro, scendo, mani ai lati dei piedi. Inspiro, guardo avanti. Espiro, balzo, piegamento. Cerco di scendere lentamente, senza appoggiare l'addome se riesci, oppure appoggio come ho fatto io, facilitato. Spingo avanti le anche, le ginocchia rimangono in appoggio. Resta, apri bene il petto, il cuore, la gola. Inspiro, risucchio l'ombelico. Torno in Balasana, fronte in appoggio. 1, 2, 3. Mi porti le mani adesso ai talloni per Sasangasana, fronte alle ginocchia, risucchia l'ombelico, sollevo il bacino. 1, le ginocchia si portano alla fronte, la fronte alle ginocchia. 2, 3. Torno, glutei sui talloni, inspiro, apro, espiro, Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Restiamo ragazzi, 3 respiri lenti e profondi dal naso. Cerca di tenere le gambe tese, i talloni spingono giù. Se non riesci, non forzare, tieni semipiegate le gambe. Spalle lontane dalle orecchie, 1, 2, 3. Ora provo a fare un balzo oppure cammino, porto i piedi fra le mani, piego le gambe, balzo, appoggio, aperto il petto, inspiro, fronte alle ginocchia, inspiro, torno, perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa, Samastiti. Andiamo a fare Suryana A, andiamo a fare il saluto al sole A, Suryana Maskara A, prima facilitato e poi completo. Inspiro, mani che si toccano sopra la testa,
espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, balzo, senza appoggiare l'addome, chaturanga, cane a faccia in su, passo dal gatto, risucchio l'ombelico, vallasana, inspiro, torno, cane a faccia in giù. Uno, due, tre, piego le gambe, balzo, piedi uniti, fronte alle ginocchia, inspiro per vallanca, mani che si toccano sopra la testa, samastiti. Lo andiamo a fare per intero, una volta sola, su Namaskara A. I piedi sono distanti come le tue anche, radicati bene a terra. Inspira, mani che si toccano sopra la testa. Espira, mani ai lati dei piedi, Uttanasana. Inspira, guarda avanti, balzo, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Apro bene il petto, il cuore, la gola. Resta tre respiri. Uno, cerca di essere connesso al tuo respiro, ascolta il tuo corpo, entra in contatto con il tuo corpo e col tuo respiro. Due, tre, balzo, piedi uniti fra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa, samastiti. Andiamo avanti con la sequenza di stabilizzazione, sempre piedi paralleli. Inspiro, porto le mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, balzo, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, entro nel gatto, mi porti tutto l'appoggio sulla tua mano destra e ginocchio destro, distendo la gamba sinistra, apro e porto il braccio sinistro avanti. Resta tre respiri, uno, due, tre, torno in appoggio, senza appoggiare l'addome, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, gatto, sollevo adesso la gamba destra del braccio sinistro, pollice sinistro verso l'altro, piede destro a martello, spinge dietro, guardo a terra, spalle lontane dalle orecchie, anche allineate, uno, due, tre, torno, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, torno in quadrupedia, questa volta tutto il peso, ragazzi, mano sinistra, ginocchio sinistro, apro il mio braccio destro che sale, guardo la mano e porto il braccio oltre il capo, lo sguardo alla tua mano destra, uno, due, tre, torno, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, torno nel gatto, questa volta mi sollevi la gamba sinistra, piede a martello ed il braccio destro, pollice che sale verso l'alto, guardo a terra, uno, due, tre, torno, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, mi resti tre respiri. Apri bene il cuore, la gola, il petto, cerca di portare i talloni in appoggio, mantieni lento e profondo il respiro, uno, due e tre, piego leggermente le gambe, balzo, piedi uniti fra le mani, resta in Uttanasana, tre respiri, fronte alle ginocchia, uno, due, tre, perno all'anca, Uttanasana sedia, piego le gambe, mani a preghiera, guardo le mie mani, leggermente la testa dietro, uno, due, tre, distendo le mie gambe, porto le mani alle cosce, samastiti, bene, andiamo avanti ragazzi con l'affondo 1 e l'affondo 2, piedi paralleli, spalle lontane dalle orecchie, mani alle cosce, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, scendo, mani ai lati dei piedi, Uttanasana, inspiro, guardo avanti, balzo, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, mi sollevi la gamba destra tesa,
Piedi a martello, resta tre respiri qua, le anche sono allineate. Uno, due, tre, piede destro porto avanti per l'affondo 1, appoggio il ginocchio sinistro, le anche sono allineate, mani a preghiera, apro il petto, il mio ginocchio destro non supera mai la punta del piede destro. 2, 3, apro le mani, inspiro, scendo ai lati del piede destro, avvicino il piede sinistro, busto avanti, mi preparo per l'affondo 2, braccia tese dietro, i palmi delle mani che si guardano, 1, il piede destro è ben allineato al ginocchio destro, all'anca destra, piede sinistro, all'anca sinistra, 2, 3, inspiro, guardo le mani, espiro, scendo, piego, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, sale la gamba sinistra, tesa, piede a martello, le anche sono allineate, 1, tallone destro spinge bene a terra, 2, 3, passo grande avanti, appoggio, mi preparo per l'affondo 1, il mio ginocchio sinistro non supera mai la punta del piede sinistro, apro il petto, il cuore, la gola, spalle lontane dalle orecchie, 2, 3, apro le mani, inspiro, scendo ai lati del mio piede, distendo la mia gamba, mi preparo per l'affondo 2, busto avanti, braccia tese, palmi che si guardano, 1, il mio ginocchio è, vedete, allineato sulla caviglia sinistra, 2, 3, inspiro, salgo, espiro, scendo, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, resta tre respiri qua, 1, 2, 3, balzo, apro il petto, fronte alle ginocchia, inspiro, fermo all'anca, mani che si toccano sopra la testa, samastiti, bene, andiamo avanti e ci prepariamo per l'affondo 4, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, mi allungo, prendo spazio nella schiena, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, chaturanga, cane a faccia in giù, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone sinistro ruota all'interno, sale la gamba destra, inspiro, passo destro grande avanti, i piedi sono destro allineato all'anca destra, sinistro allineato all'anca sinistra, le anche sono allineate, spingo avanti il fianco sinistro, apro e resto, tre respiri, 1, 2, 3, apro, scendo, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone destro ruota all'interno, sale la gamba sinistra, inspira, passo grande, affondo 4, è il nostro guerriero 1, spingo avanti il mio ginocchio, l'anca destra spinge avanti, apro il cuore, la gola, spalle lontane dalle orecchie, 1, 2, 3, apro le mani, inspiro, scendo, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, espira, rimani, tre respiri, giù bene i talloni ragazzi, 1, 2, 3, balzo, fronte alle ginocchia, inspiro, fermo all'anca, mani che si toccano dentro l'aria dal naso, espiro, samastiti. Bene, ci prepariamo per Surya Namaskara B, il saluto al sole B, lo ripetiamo una sola volta. Inspiro, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, balzo, piegamento, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone sinistro ruota dentro, sale la gamba destra, inspira, passo grande, affondo, 4, in un solo respiro, torno, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone destro ruota dentro, sale la sinistra, inspira, passo grande,
Affondo 4. Torno. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Mi resti 3 respiri lenti e profondi del naso. 1. Cerca di appoggiare i talloni se riesci, li extra ruoti leggermente. 3, balzo, piedi uniti fra le mani, fronte alle ginocchia. Inspiro, guardo avanti ed espiro, balzo, piegamento, chaturanga. Cane a faccia in su, solleva bene le ginocchia, apri bene il petto, cane a faccia in giù. Tallone sinistro ruota all'interno, inspiro, sale la gamba destra, passo grande. Mi preparo. Guerriero 1, guerriero 2, attenzione, apro bene ragazzi. Il mio ginocchio è allineato all'anca, non supera la punta del piede, le braccia sono allineate, guardo avanti, sono un guerriero. Resto. Porto la gamba tesa, mi preparo per Utthita Trikonasana, i miei talloni sono sulla stessa linea. Prima il fianco sinistro spinge dietro e scendo con la mano sulla tibia, guardo la mia mano sinistra. 1, 2, 3, torno a salire, scendo, Virabhadrasana 1, mi porto il Pashva Konasana A, mano all'esterno del piede destro. Guardo la mano sinistra, 1, 2, 3, torno, appoggiamo il ginocchio sinistro a terra, mano destra sulla coscia destra, sale il braccio sinistro, inspiro, gomito sinistro sulla coscia destra, porto le mani a preghiera, apro bene i gomiti, Pashva Konasana B, chi può? Distende la gamba sinistra, guardo verso l'alto. 1, 2, 3, porto le mani ai lati dei piedi, la gamba destra dietro, scendo, inspiro, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Tallone destro ruota all'interno, sale la gamba sinistra, inspira, parto. Guerriero 1, spingo avanti il mio bacino. Ginocchio non supera la punta. Virabhadrasana 2. Apro il piede destro, intraruotato, guardo avanti, spalle lontane dalle orecchie, mantieni. Distendo, il fianco destro spinge dietro, mi preparo per Utthita Trikonasana, 3 angoli uguali. Col mio corpo guardo la mano destra. 1, 2, 3, torno, in, Virabhadrasana, guardo avanti, mi allineo, mi preparo per Pashva Konasana A, la mano se riesci o su un supporto, su un asciugamano o dietro al tuo piede, porti il braccio in avanti, con lo sguardo guardi la tua mano destra, 1, 2, 3, torno, Virabhadrasana, appoggiamo, inspiro il ginocchio destro, mano sinistra sulla coscia sinistra, porto sul braccio destro, apro il petto, inspiro e porto il gomito sulla coscia, vado in torsione, faccio la Konasana B, se puoi distendi la gamba destra, resta, 1, 2, mani ai lati del piede, scendo, inspiro, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, resta, 3 respiri qua, 1, 2, 3, leggermente balzo, apro il petto, resto, Uttanasana, inspiro, fermo all'anca, mani che si toccano sopra la testa, le guardiamo, ed espiro, Samasthiti. Bene, mi giro verso di voi così mi riuscite a vedere bene, perché adesso da piedi uniti, mani ai fianchi, faccio un piccolo balzo, inspiro, porto le braccia a salire, le spalle sono lontane dalle orecchie,
apro bene il petto, inspiro, faccio perno all'anca, con l'indice e il medio vado a prendere gli alluci. Inspiro, apro il petto, guardo avanti, espiro, resto. Padangu Shtasana, porto la testa sotto il bacino. Mantieni, sacro che sale verso l'alto, il capo che scende bene verso terra. 2, 3, inspiro, guardo avanti, porto tutte e due le mani sotto la pianta dei piedi. Apro il petto, inspiro, Padmasana, resta e vado giù con la testa ancora sotto il bacino. Cerco di chiudermi il più possibile, senza forzare, lavoro solo col respiro. 2, 3, lascio le mani, porto le mani ai fianchi, inspiro, perno all'anca, mani che si toccano, piedi uniti, sopra la testa le mani, espiro, Samasthiti. Bene. Andiamo avanti, ci portiamo sempre all'inizio del nostro tappetino e andiamo a fare tutte le piramidi. Inspiro, mani che si toccano sopra la testa, le guardo, espiro, passo destro grande avanti, porto le braccia fuori. Le punte dei piedi sono leggermente intraruotate, porto le mani ai fianchi, mi preparo per Prasarita, Padottasana A. Inspiro, apro il petto. Ed espiro, scendo facendo perno all'anca, mi porti le mani sulla stessa linea dei piedi, se riesci anche un po' più indietro, le punte dei piedi si guardano, porto il centro del capo a toccare terra, o la tua mattonella o il tuo asciugamano. 1, 2, 3, porto le mani ai fianchi, apro bene il petto, perno all'anca, inspiro, salgo, porto le braccia fuori, indice medio, inspiro, apro il petto ed espiro, scendo, con l'indice medio vado a prendere gli alluci, inspiro, apro. Questa volta ragazzi mi portate la fronte al tappetino o al vostro supporto, al vostro asciugamano arrotolato e mi lascio cadere. 1, 2, 3, fermo all'anca, mani ai fianchi, inspiro, porto le braccia fuori, ora apro il petto, Prasarita Padottasana, inspiro, incrocio tutte le mie dita delle mani dietro la schiena, palmi a contatto, inspiro, apro, Prasarita Padottasana, cerco ancora di portare il capo a terra e lascio andare le braccia dietro te. 1, 2, 3, mani ai fianchi, torno, perno all'anca, braccia fuori, piego la gamba destra sulla sinistra, vuoto, inspiro, mani che si toccano sopra.